Ciao a tutti! Oggi prepareremo la sfoglia con crema pasticcera. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono latte, uova, zucchero, aroma di limone, vanillina, amido di mais, pasta sfoglia, mandorle in scaglie, uovo. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta preparando la crema pasticcera. Mettere nel boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere l'amido di mais, il latte, le uova, la vanillina e l'aroma di limone ed azionare il bimby per 8 minuti, 90 gradi, velocità 4. Trasferire in una ciotola, coprire con pellicola a contatto e lasciare raffreddare completamente. Abbiamo posizionato la pasta sfoglia su una teglia rivestita con carta da forno. Bucherellare il fondo con i rebbi di una forchetta. Mettere la crema. E livellare bene. Posizionare sopra l'altro foglio di pasta sfoglia. Sigillare bene i bordi. E schiacciare con i rebbi di una forchetta. Con un coltello effettuare delle strisce. Spennellare la superficie con l'uovo sbattuto. Spolverizzare con zucchero semolato. Completare con le mandorle. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 20-25 minuti circa. La sfoglia è cotta, lasciare raffreddare completamente prima di rimuovere dalla teglia, spolverizzare con zucchero a vela e servire. Sfoglia con crema pasticcera. Grazie e alla prossima ricetta!